Si tratta di una festa che coniuga i riti solstiziali che alludono al desiderio del ritorno della luce solare a quelli di propiziazione relativi alla fine dell'anno vecchio e all'inizio dell'anno nuovo. Il simbolismo è ancestrale, è molto complesso e si basa sul rapporto sincretico fisico-metafisico, ordine-disordine, bene-male. Questo tipo di festa in Abruzzo, per esempio, oltre al Carnevale, anche il Sant'Antonio e il Maio, richiede adesioni a modelli culturali che ormai sono tanto distanti dal nostro sentire da suscitare in molti individui un sentimento di vergogna e di ricusazione. Ora questa vergogna impedisce l'espressione culturale popolare e spezza la perpetuazione della cerimonia. Tuttavia, molti aspetti non sono più proponibili nella nostra società, ma invece quelli recuperabili devono essere considerati con grande attenzione. La versione del carnevale conosciuta e praticata in Abruzzo consiste in varie fasi che mescolano riti molto antichi, ma anche il carnevale attinge da altri riti e messe in scena di carattere medievale come la carnevalata, la morte di carnevale o re carnevale, la versione meno cruenta chiamata anche lo scascione, il funerale, il rogo di carnevale e immancabili sono i cortei rumorosi di caccavelle e ciuccularelle e al grido di fora fora carnevale, che ha un significato antropotropaico. A giudicare dalla quantità e significato dei simboli materiali e virtuali presenti e dalle figure che vi appaiono, il Carnevale abruzzese è una festa di concezione precristiana e fortemente propiziatoria della ripresa vegetale dopo la stasi invernale. In realtà è l'antitesi di una festa di ringraziamento come quelle che si osservano da maggio in poi. Il suo contenuto simbolico pagano è certamente non inferiore ai grandi riti della cristianità come la Pasqua e il Natale. Forse per questo il Carnevale è stato soffocato e avversato dalla Chiesa più di ogni altra tradizione ed ora è in gravissimo pericolo di estinzione se non si interviene con urgenza. Il Carnevale abruzzese è una festa di grande complessità, di grande valore storico, un'eredità ingiustamente sminuita a favore di modelli carnevaleschi consumistici, estranei alla cultura tradizionale e privi di contenuto. Qual è la più antica cronaca che riguarda il carnevale in Abruzzo? C'è un modo per datarlo? Beh, trattandosi di tradizioni orali non abbiamo testi o documenti diretti. Il carnevale abruzzese, infatti, è una sopravvivenza di riti in di iniziazione e propiziazione del ciclo vegetale, affini anche alle feste romane. Si tratta di una festa che coniuga riti solstiziali che alludono al desiderio del ritorno alla luce solare, a quelli di propiziazione relativi alla fine dell'anno vecchio e all'inizio dell'anno nuovo. Il simbolismo quindi è ancestrale, molto complesso, e si basa sul rapporto sincretico fisico-metafisico, ordine e disordine, e bene e male. Il Carnevale abruzzese è una festa di grande complessità, valore storico e culturale, una festa rituale di transizione, trasformazione, rovesciamento delle parti e purificazione. Questo giorno inizia dopo il Sant'Antonio Abate, la cui festa abruzzese si ritrovano elementi magico-propiziatori con una spiccata caratterizzazione animale che è meno evidente nel carnevale abruzzese, ma conservata in quella degli altri carnevali tradizionali, soprattutto in Europa. Infatti non si può capire il carnevale se non si capisce il Sant'Antonio. In Abruzzo l'importanza del Sant'Antonio ha fatto sì che la componente animale e quella vegetale si siano separate, ripartendosi tra le due feste, che sono sostanzialmente i due estremi di una stessa festa. Il carnevale tradizionale è ben attestato in tutta la regione stessa, in cui assumeva forme organizzative importanti, ma sopravvive solo in alcuni luoghi. In esso compaiono figure semidivine, vegetali, legate alla natura primordiale e alla propiziazione della fecondità e del raccolto. Il suo legame con la Quaresima e la necessaria preparazione ed espiazione prima della Pasqua e della rinascita della natura, rappresentata dalla festa del Maio, è legata alla dispersione della cenere, che proviene dal corpo stesso del carnevale bruciato come fantoccio. I personaggi del carnevale tradizionale sono Re Carnevale, in carne e ossa e in cartapesta, la vedova, interpretata sempre da un uomo, Carnevaletto, che consiste in una bambola e in un pupazzetto. I personaggi femminili sono tutti interpretati da maschi, e inoltre i dottori, notai, carabinieri, lo speziale, pulcinella abruzzesi e bianche, quelli colorati, compaiono nella carnevalata.
Superficialmente, Re Carnevale incarna satiricamente personaggi politici e storici più o meno precisi, spesso vestiti da boss, guappo, potentato, con sfumature che vanno da una certa bonaria negatività alla rappresentazione smodata dell'avidità, ma anche più pesantemente della prepotenza, il potere corrotto. In realtà, il fantoccio di Carnevale ha un ruolo molto più profondo, rappresentando l'anno che è passato, ma è soprattutto un simbolo di distruzione e creazione. È detto in maniera rivelatrice, facundo in Spagna e conserva tracce sotto la natura umana smodata di una matrice selvaggia e primitiva, generatrice. La figura del giudice nel processo a Carnevale riveste un ruolo simbolico? Chi è? Il popolo? Dio? La natura? Il giudice rappresenta un po' tutte le cose che abbiamo detto, con un atteggiamento sincretico che è caratteristico dei simboli tradizionali. In un'ipotesi suggestiva potrebbe incarnare l'equilibrio tra uomo e natura, tra subalterno e potente. Le altre figure presenti al processo sono altrettantamente componenti della società. Ad esempio, il dottore rappresenta la scienza, l'avvocato incarna le regole sociali e religiose, la moglie di Re Carnevale invece rappresenta la continuità. Come si concilia la presenza del prete con i gesti apotropaici osceni? Anche questo aspetto cerca di riconciliare gli aspetti metafisici con la materia, sacro e profano, ordine e disordine, in una ricerca di equilibrio che è proprio l'essenza del carnevale tradizionale. I simboli osceni sono in realtà simboli di fecondazione e auspicano messi abbondanti. Nella giornata del martedì grasso, a calar del sole, si brucia il fantoccio di Carnevale, rito simbolico che rappresenta il vecchio anno che lasciamo alle spalle e il nuovo che verrà. Il rogo del fantoccio di Carnevale conclude quindi un ciclo naturale e ne inaugura un altro nuovo a preparazione della primavera che in questa stagione già si intuisce nell'aria, fertilizzando e fecondando la terra. Infatti, a tenere il vivo il legame tra il vecchio e il nuovo anno vi sono le ceneri del fantoccio. Queste vengono poste ai quattro angoli dei confini terrieri o delle abitazioni, ma anche ai confini delle campagne da coltivare, auspicando quindi la fertilità della terra, dei suoi frutti, per sostenere la famiglia del nuovo anno. Una credenza rituale molto importante nelle famiglie contadine. Un'interessante curiosità. Nelle tasche del fantoccio vengono posti dei bigliettini contenenti auspici e desideri da realizzare nel corso dell'anno che verrà. Il rogo del fantoccio di Carnevale, quindi, conclude un ciclo naturale e ne inaugura uno nuovo a preparazione della primavera. La versione del carnevale qui proposta consiste di riti molto antichi, ormai scomparsi in Abruzzo, anche nei pochi carnevali tradizionali ancora praticati. Quali sono questi riti? La mascherata dei mesi, il palo intrecciato e poi le messe in scena di carattere medievale come la carnuvalata, il processo, il funerale e il rogo di carnevale. E poi ci sono cortei rumorosi che hanno un significato apotropaico. Inoltre, balli e canti come le arie di carnevale, la scuramaia, il canto dei 12 mesi, la danza del palo intrecciato di propiziazione e buon auspicio per l'inizio del ciclo agrario calendariale e per finire la quadriglia figurata di piazza e ovviamente la saltarella. Tra tutte le figure del carnevale, quella più ancestrale con una natura semidivina e carattere di rinnovamento vegetale è quella dei Pulcinella, caratterizzati dall'enorme copricapo conico fiorito e ornato di nastri detti zagarelle. Ma diamo un'interpretazione agli attributi simbolici legati a queste feste. Le forme coniche chiuse, come i cappelli di Pulcinella, sono attributi maschili che richiamano il legame terra-cielo, fisico-metafisico e l'ambiente vegetale. Al contrario, le forme coniche aperte, come i cappelli femminili, sono delle forme che richiamano il grembo materno e la fertilità. Le campane simboleggiano invece la fecondazione animale. Il fuoco simboleggia la propiziazione, un attributo solstiziale di purificazione, penitenza e fecondazione. Inoltre,
fanno riscontro i falò di forma conica come i faugni o cilindrica, le farchie o altri simboli fallici come ad esempio il palo intrecciato. Vi sono anche le semidivinità, ovvero i pulcinella, che rappresentano le forze primogenee, incontrollate, maschili, animali e vegetali, e la magia dei numeri pari. Re Carnevale rappresenta l'incarnazione e il ristabilimento del ciclo naturale. Il cibo collettivo, infine, rappresenta il patto tribale, in particolare i cibi propiziatori con elementi sferici come l'aci cerchiate e i legumi simboleggiano una proprietà meteorologica di propiziazione. Ma c'è qualche notizia riguardo l'origine del Pulcinella abruzzese e in generale chi ha coniato il termine per identificare questa maschera in Abruzzo? È più probabile che la maschera di Pulcinella sia stata trasmessa alla commedia dell'arte dal mondo tradizionale piuttosto che viceversa. Nella commedia dell'arte un personaggio funzionale ad incarnare un ruolo umano, invece nella tradizione ha un significato semidivino legato a una figura vegetale e primordiale come per esempio il maio. Carnevale si mangia. Di carnevale si devono fare 9 mucce, che si dice a Chieti. Il cibo collettivo è preparato in un unico recipiente da cui tutti si servono ed ha una funzione di stimolare e rinforzare lo spirito di gruppo tramite la condivisione di un piatto rituale, che può essere per esempio una minestra con sagni e fagiole e cotiche, oltre ai dolci, l'aci cerchiata, le macarune duce e salate, la frittata rognosa con uova e salsiccia. Quali sono i dolci e i cibi di carnevale? Siamo ancora in un periodo in cui è possibile macellare il maiale ed utilizzarne i derivati freschi o semistagionati come le salsicce. I dolci più usati erano i maccheroni dolci, la pasta condita col miele, le noci, la cannella e altre frutte secche. Localmente si trovavano le pupe e le mennelle, i cavalli e le pupe, dette anche castelli, anche se sono propiziatori e hanno un significato di continuità tra vecchio e nuova generazione. 9 sono i cibi che vanno mangiati in questi giorni, come i ravioli, le ciuffolitte, la polenta rognosa, le uova rognose, la baraccambusta, la cicerchiata, le castagnole, le chiacchiere e la pasta dolce. Thank you.
Fuori!